Qual è il miglior investimento che tu possa fare oggi? Bene, prima di continuare con questo video, mi presento se questo è il primo video che stai guardando. Io sono Ale De Maria e sono il fondatore di Move Inside, che è la scuola online di movimento più grande d'Italia, attraverso la quale insegno alle persone come vivere la vita attraverso il corpo. Una parte del mio lavoro è anche quello di insegnare delle abilità motorie reali, come ad esempio tutto ciò che fa parte del mondo dell'acrobatica leggera. Probabilmente ti sembrerà strano sentirmi parlare di investimenti su questo canale, ma non ti sto parlando di investimenti tradizionali, non ti parlerò di cripto, di NFT, piuttosto che di investimenti a lungo termine o investimenti immobiliari. Ti sto parlando di un investimento che probabilmente ti sei dimenticato di fare negli ultimi anni ed è l'unica cosa su cui hai il pieno controllo. Sto parlando del tuo corpo. Nel video di oggi ti spiego i 5 motivi per cui è fondamentale investire nel tuo corpo, ma prima di vederli dobbiamo chiarire il significato di investire. Stai continuando a guardare i video e ti piacciono, ma ancora non ti sei iscritto al canale, dovrei rimproverarti. Quindi mi raccomando, se ancora non l'hai fatto, iscriviti. Grazie, ci aiuti nel nostro lavoro e in questo modo possiamo pubblicare sempre più video. A presto. Investire significa mettere al tuo servizio una risorsa, magari anche una o più persone, al fine di raggiungere un obiettivo. Un classico investimento al quale tutti siamo esposti, di cui tutti sentiamo parlare, ad esempio l'investimento immobiliare. Quindi oggi compro un immobile a una data cifra e mi aspetto che nei prossimi anni questa cifra, il suo valore quindi, aumenti in modo tale da magari poterlo rivendere a un prezzo superiore. Questo è un investimento immobiliare. O ancora qualcosa di diverso potrebbe essere fare trading e farlo intraday, quindi fare un'operazione che già nel giro di poche ore possa aumentare il valore del mio capitale. Ecco, il punto è proprio questo. Sembra paradossale, ma oggi siamo molto più bravi, quantomeno conosciamo cosa vuol dire investire in questo senso, ma non sappiamo ed è difficile capire cosa vuol dire investire in noi stessi, in particolare investire nel nostro corpo. Significa investire tempo, denaro ed energia al fine di aumentare il tuo benessere, in particolare il tuo benessere fisico. Per essere un pochino più specifico, significa investire magari del denaro in un professionista che ti può seguire, del tempo per perseguire i tuoi obiettivi e energia per allenarti magari ogni giorno o secondo i giorni del tuo planning settimanale. Non si tratta solo di fare qualche esercizio che ti possa dare un beneficio immediato facendolo oggi, ma si tratta di capire i concetti e quindi investire il tuo tempo di oggi, denaro, energia per assicurarti un benessere che sia duraturo nel tempo. Questo significa investire nel tuo corpo. Bene, ora che hai capito il significato di investire nel tuo corpo, capiamo quali sono i 5 motivi fondamentali per cui è essenziale che tu inizi a farlo da oggi. Il primo motivo è che una libertà di movimento e un benessere in termini fisici sono prioritari perché hanno un effetto a cascata sulle altre tipologie di libertà. Ti faccio un esempio: se tu sei oggi libero finanziariamente, ma sei bloccato a letto da un mal di schiena cronico che ti impedisce di vivere il tuo corpo, puoi avere anche tutti i soldi che vuoi, ma senza la libertà di movimento e il tuo benessere te ne fai ben poco. Investire nel tuo corpo ti farà risparmiare da subito, ma soprattutto nel lungo periodo, in tutte quelle cose, in quelle spese che mirano alla tua cura. Sto parlando di farmaci, cure mediche, terapie di qualsiasi genere. Infatti oggi viviamo all'interno di una società strutturata sulla cura. Andiamo a curarci una volta che ci siamo fatti del male. Ecco, queste sono tutte spese inutili che possiamo evitare passando a un approccio di prevenzione. E come facciamo a farlo? Investendo nel nostro corpo ogni giorno. Investire nel tuo corpo ti permette di essere contento, che significa trovare la felicità all'interno di te, senza dover guardare troppo all'esterno, andando a overconsumare cose di cui non hai bisogno. Potrebbero essere dei nuovi vestiti, potrebbe essere la nuova macchina di cui non hai bisogno, oppure anche dei vizi. Quindi fai una somma di tutti i soldi che spendi inutilmente nelle cose che ti ho appena citato. Ecco, lavorando sul tuo corpo e investendo in esso, possiamo tagliare questa spesa andando a fare un vero e proprio investimento nel lungo periodo. Uscendo dal nostro giardino personale per un attimo e guardando le cose un po' dall'alto,
per quello che è il bene universale, quindi per il bene delle persone che ci stanno attorno e di tutto il pianeta, investire nel tuo corpo ti permette di avere un impatto positivo sul cambiamento climatico. Perché? Per il motivo che ti ho detto nel punto precedente, perché smetterai di consumare l'eccesso che magari oggi stai consumando e in questo modo avrai un impatto più ecosostenibile nel tempo. E questo è un investimento non solo per te stesso, ma anche per tutte le altre persone. Infine, investire nel tuo corpo non ha prezzo, perché ti permette di vivere la tua vita corporea a pieno, con meno limitazioni, con meno paure, con la voglia di scoprire cose nuove e soprattutto vivere la tua vita oggi. Perché siamo abituati a pensare di aver vissuto la vita corporea fino magari ai 20 anni, quando poi hai iniziato a lavorare, e poi magari diciamo sì, poi tornerò a fare le mie cosucce con il corpo quando sono in pensione. Ecco, questo è dannatamente sbagliato e limitante. La vita è oggi e anche la vita corporea avviene in ogni istante, in questo istante. Quindi è importante che tu investi da subito in te stesso e nel tuo corpo. Bene, anche per il video di oggi è tutto, ma prima di salutarti voglio ricordarti una cosa molto importante. Il mio lavoro e quello di tutto il mio team è quello di fare programmi di allenamento personalizzato per rendere i nostri studenti liberi di muoversi. La cosa importante che devi sapere è che i nostri piani di allenamento sono affiancati da un vero e proprio sistema di educazione al movimento, che mira a costruire la tua cultura di movimento in modo tale che tu diventi indipendente e soprattutto che tu faccia un investimento nel lungo periodo su te stesso. Infatti i nostri studenti stanno una media di 2 anni all'interno dei nostri percorsi e questo gli permette di fare un lavoro così importante, così alla base, che hanno fatto un investimento per stare bene poi per tutto il resto della vita. Ovviamente non smettendo di fare esercizi, di fare nuove abitudini che hanno imparato, ma mantenendole con pochi minuti a settimana. Questo rende i nostri programmi non solo dei programmi di allenamento, ma un vero investimento sulla tua persona e sul tuo benessere. Bene, per oggi è veramente tutto. Se ancora non l'hai fatto, mi raccomando, lascia un like al video e iscriviti al canale. Noi ci vediamo la prossima settimana. A presto!